Buonasera a tutti amici di Cartoon Heroes, siamo pronti per una nuovissima puntata qua su Telenovela Serie TV Music con Omar. E allora incominciamo a parlare di una nuova serie animata, però intanto voglio darvi i risultati della classifica. In testa ancora Sorridi Piccola Anna. Continuate anche a votare, perché appena che termina questa puntata voi dovete votare Fiocchi di cotone per Gianni. E tra pochissimo do la linea a Marianna, che ci racconterà questa bellissima trama di questo cartone animato, dando qualche news, e poi ascolteremo la sigla. E noi con Cartoon Heroes ci vediamo sempre il mercoledì sera alle ore 21 su Telenovela Serie TV Music con la prossima puntata. Di quale cartone parleremo? Chissà, lo scoprirete seguendo i nostri canali social, quindi Instagram, Facebook e YouTube, che saluto, che puntualmente ci seguono. Tantissime visualizzazioni, tantissimi commenti, votate in tantissimi, quindi grazie veramente di cuore. Ma adesso bando alle ciance e scopriamo qualche curiosità su questo cartone animato che attualmente è in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì nel contenitore Latte e Cartoni. Grazie a tutti. A te la linea, Marianna. Ciao, Fiocchi di cotone per Gianni. Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi parliamo di Fiocchi di cotone per Gianni, cartone animato realizzato nel 1992 dalla Nippon Animation e trasmesso nel nostro paese su Italia 1 nel 1994. La storia, ambientata in Pennsylvania nel 1838, racconta le vicende di Jeannie, una graziosa ragazza dai lunghi capelli biondi che adora suonare il pianoforte, Stephen, un buon suonatore di armonica, e Bill, un ragazzo di colore che suona il banjo. I tre suonano spesso insieme come se fossero una piccola band. La vita di Jeannie cambia quando viene a mancare la madre. Da quel momento in poi la ragazza decide di dedicare la propria vita nell'aiutare le persone che soffrono per malattia. Finite le medie, la ragazza seguirà la sua vocazione per imparare la professione di medico e incontrerà vari ostacoli prima di realizzare il suo sogno. Nel 1979 era già stato prodotto un cartone animato intitolato Jeannie dai lunghi capelli, ma con una storia completamente diversa, per cui Fiocchi di cotone non rappresenta un remake. E per oggi è tutto, vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao!